Allora, Bruno, previsioni dettagliate degli europei di calcio. Io voglio far notare che giorno è oggi, mi collego al sito di Repubblica. Esatto. Così vediamo che oggi è... Dove sta? Non lo dice. Vabbè, comunque vedete che queste sono le notizie di oggi. Perfetto. Allora, Bruno. E vabbè, cioè, poi... Previsioni alla mano, come andranno gli europei? Gli europei li vincerà l'Italia vincerà questi europei. Perfetto. Sei in grado di darci qualche dettaglio in più? Leggi. Allora, praticamente l'Italia vincerà in finale col Portogallo. Quanto finisce la finale? 2-0 per l'Italia. Perfetto. Poi? Quindi poi nel girone l'Italia batte la Spagna 2-1 e poi però pareggia con la Croazia e batte l'Irlanda. Perfetto, quindi l'Italia va prima con 7, primo posto, la Spagna con 6. Perfetto. Poi nel gruppo B invece ci sarà il biscottone. Perché l'Olanda all'ultima giornata, che già qualificata e già prima, ho capito, si farà battere dal Portogallo e nulla servirà la vittoria della Genova. Perché il Portogallo andrà avanti per differenza reti. Ho capito. Inoltre nel primo girone invece, girone A? Nel girone A Repubblica Ceca e Polonia quasi. Mentre invece la Grecia viene spazzata. Spazzata via, 0 punti. Invece nel girone D. Nel girone D bastano l'Inghilterra e la Francia. Perfetto. Però l'Ucraina comunque si farà valere. Ho capito. Quindi gli abbinamenti nei quarti di finale. Nei quarti di finale Repubblica Ceca Portogallo. E passa il Portogallo. Va avanti. Dopo il biscottone va avanti. Faccio una controconferma col sito del meteo.it. Va avanti. Ottimo. Dopo che era quasi spacciato. Gli altri quarti? L'Olanda a sorpresa si fa eliminare, viene eliminata dalla Polonia. Attenzione, la Polonia padrone di casa. Poi? Va fuori l'Olanda. Poi Italia-Francia la storia si vede. Ma che fai? 2-2 ai supplementari. E quindi poi la partita si deciderà ai calci di rigore. E l'Italia fa ancora una volta invece... la sì. L'altro quarto invece la Spagna asfalta l'Inghilterra. Asfalta! 3-0. Sottolineiamo il termine asfalta. Ma nelle semifinali l'Italia ritroverà la Spagna. Ah, di nuovo, dopo averla battuta nel girone, la batterà di nuovo. Finirà 2-2 la partita. L'Italia però la spunterà nei supplementari. La spunterà con un con gol di Balotelli. Balotelli. Questo è un altro dettaglio. L'altra semifinale invece a sorpresa Portogallo-Polonia. Il Portogallo andrà avanti infidamente. Infidamente. Dopo il biscottone, dopo aver battuto la Repubblica Ceca. E farà fuori i padroni di casa della Polonia. La finalissima. Italia-Portogallo. E come 2-0. Vince facile l'Italia. Vince facile. Sai anche tutti di... nella ripresa però. Il tutti primo nella tempo ripresa. Sarà... Sai anche dirci il capocannoniere di questi europei? Il capocannoniere potrebbe essere... No, il capocannoniere poi vedremo. Si deve poi vedremo. Deve consultare... Cristiano Ronaldo! Vediamo controconferma dal sito controconferma del meteo.it. Oggi è martedì 5 giugno 2012. Aspettate. Cristiano Ronaldo sarà il capocannoniere.